Pier Augusto Breccia nasce a Trento nel 1943 da Elsa Faini, caposala di chirurgia, e Angelo, chirurgo noto e apprezzato. A 5 anni si trasferisce a Roma, dove inizia il suo percorso scolastico e culturale. A 15 anni resta incantato da Dante, l'autore prediletto. È affascinato anche dai poemi omerici, da Virgilio e dagli altri autori latini. Traduce in Endecasila Bisciolti l'Antigone di Sofocle e il Prometeo legato di Eschilo, poi pubblicati dall'editore Signorelli. Traduce ancora i dialoghi di Platone, ha per maestro Socrate. Consegue la maturità classica al Giulio Cesare di Roma, spiccando tra i migliori studenti del paese. Si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'appena sorta Università Cattolica di Roma. È il 1967 quando, per eccezionali doti, risulta il primo laureato della Cattolica con una tesi di cardiochirurgia di estremo interesse e manifesta acutezza. Segue dei corsi al Centro di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare di Stoccolma. È assistente borsista ed incaricato all'Istituto di Clinica Chirurgica. Diventa presto assistente ordinario, poi aiuto alla divisione cardiochirurgica. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, consegue 3 specializzazioni, dedicandosi completamente alla professione medica, seppure si avverte l'ardore per gli studi umanistici. Nel 1979 viene nominato primario cardiochirurgo, risultando primo in graduatoria nazionale. Riaffiora con prepotenza l'inclinazione umanistica della giovinezza ed inizia così quasi per caso l'attività artistica. Abbandonata la carriera di cardiochirurgo, si rivolge ormai da anni alla pittura. Tante le pubblicazioni che tendono ad un gradito resoconto di fervide attività filosofiche ed artistiche. Che dire delle mostre? Continue rassegne a Roma, Milano, Palermo, Orvieto e all'estero, di particolare rilievo quelle americane. Ci si immerge con piacere nel messaggio disincantato della pittura di Pier Augusto Breccia. Una compatta miscelazione di offerte filosofiche, non sdigiunte da personali apporti determinativi, dalle inusitate e particolari caratteristiche formali e concettuali. La perfetta unione di esigenza, di verità e comprensione dell'impossibilità di raggiungerla fanno dell'arte di Breccia un limpido innalzamento del pensiero umano, costretto ad ergersi dal pantano del razionale, cercante un glorioso mondo della non razionalità. Origine e fine di ogni cosa.
una riproposta di antitesi filosofiche che conducono alla sintesi benefica ed inequivocabile. Affiorano così tendenze e convinzioni. La figura umana, compresa nei turbolenti momenti, nelle affannose vicissitudini dell'alfa e dell'omega, avverte la necessità di addivenire a riscontri superiori, a certezze inesplorate, di raggiungere terreni fertili di ragionamento che stanno a contatto con la luce, con il bene supremo, con l'essenza della vita, con la fede. Estremo desiderio di radioso accertamento. Si scorgono le sfericità concettuali, il definito che si accosta e non arriva al definibile, il cammino di estatico rapimento che porta l'uomo a svincolarsi da legami troppo biechi con il melmoso lirismo decrepito dell'esistenza, la piana figurazione del perscrutabile, l'immutabile condizione del pensiero che punta verso le vette dell'ostromega brecciano, che è rappresentato dal vuoto enigmatico, dal pertugio attraente e determinante. Chiara questa bramosia di elevazione che ammette, insinuandosi nei meravigliosi meandri del razionale un originario non razionale, a cui l'intelletto anela, essendone stato generato e che potrà raggiungere al termine dell'esistenza terrena in un collegamento tenebroso,
dai risvolti di fascinoso mistero, fin troppo vagliato e considerato. Nella vivida arte di Breccia si impone con estrema chiarezza l'espressione sapienziale. La salda visuale di sedimentazioni esplicative, dalle valenze marcatamente scientifiche e di impeti umanistici vigorosi, di ampia e ben configurata manifestazione, conferisce con fermezza al messaggio pittorico una spiccata e apprezzabile originalità, degna di un popolo eletto, dedito all'onnicomprensiva riflessione. Ecco le incalzanti raffigurazioni dell'uomo moderno, condannato dal tribunale della razionalità ad agire in un ristretto e determinato, se non angusto, territorio, ove ogni conquista è limitata e confutabile. La ricerca di verità conduce alle più decomposte astrattezze dialettiche, scaturite dall'ingannevole albagia di coloro i quali si fermano, quasi compiaciuti, all'intravisto, all'analizzato. Il definito si scontra con l'indefinito, in quanto indefinibile, così ravvisando in opposte concezioni una compattezza ineffabile, da cui trae vita e significati l'uomo. Il letterato e lo scienziato convivono nel sapiente, nel poeta, eliminando dicotomie caratteristiche di contesti storici inclini all'individuazione di peculiarità piuttosto che all'umile propagazione conoscitiva.
messaggio artistico si inoltra in fitte selve di contemplazione, discernenti quell'inconoscibile di razionalità, chiarore ravvivante nella bruma della piattezza terrena. In tale sequenza, l'armoniosa evanescenza di figure intrise di simboliche razionalità si imbatte in sovrapposizioni prospettiche di città immaginarie, cariche di metaforiche argomentazioni, rette da divergenti, emblematici costrutti fenomenici, brusco resoconto di realtà. Sta nella verificata condizione di uomo della razionalità che si potè alla verità, utilizzando l'arte come attività sublime di ricerca e spiritualità. La raffinata opera di Pier Augusto Breccia merita riflessione. Nel divenire la conoscenza umana, naufraga con estremo ardimento.